Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo tre prodotti particolari che mischiati insieme ci permettono di evitare di utilizzare il rame, la poltiglia bordolese, sui nostri prodotti, che non è poco. Prima di iniziare, volevo solo fare una piccola precisazione. Questo video è realizzato in collaborazione con BioKey, che gentilmente mi ha mandato dei prodotti da provare e che ringrazio. Quindi non è un video sponsorizzato, ma in collaborazione. Dividerò questo video in due. Ora vi presento il prodotto, ve ne parlo, vi dico quello che promette e fra un mese e mezzo, due, quando sarà il momento, chiuderò il video con un altro video e vedremo insieme i risultati. Solo a quel punto capiremo se i prodotti fanno al caso nostro o meno. Io semplicemente adesso vi parlo dei prodotti, vediamo le dosi, mi lasci un po' d'acqua, dai che mi serve, e vediamo come si irrora sulle piante. Allora, iniziamo. Parliamo innanzitutto della poltiglia bordolese, che è un prodotto a base rameico. Lo usavano già i nostri nonni, seppur in percentuali diversi. Si tende a abolire o diminuire sempre di più l'uso del rame, perché è un metallo, perché si deposita nel terreno e soprattutto quando è molto caldo, superiati i 28-30 gradi, il rame non va più bene perché diventa fitotossico, soprattutto per i fiori, quindi non lo possiamo più utilizzare. Allora, l'alternativa qual era? Era quella di utilizzare altri prodotti come il bicarbonato di potassio, magari in aggiunta al sapone molle potassico. Tre prodotti da usare insieme. Adesso ve ne parlo brevemente di tutti e poi vi spiego perché vanno utilizzati insieme. Allora, il tannino di castagno, che è questo. È un estratto di castagno, è formulato come corroborante per le piante, è ammesso in agricoltura biologica, è derivato dall'estrazione acquosa del legno di castagno, è un concentrato di sostanze polifenoliche ed è classificato come corroborante, come vi dicevo. Lo si può dare sia per via radicale che fogliare, mentre in questo articolo vediamo soltanto l'apparato fogliare, lo diamo soltanto per irrorazione. Una volta che è stato dato sulle piante, sulle foglie, forma una sorta di pellicola adesiva che ha le seguenti caratteristiche. Riduce l'evaporazione e la traspirazione durante i periodi più caldi, aiuta i tessuti a cicatrizzarsi, magari dopo una grandine, minimizza la spaccatura dei frutti, in seguito appunto a dei polpi, appunto come può essere la grandine, aumenta la resistenza contro funghi e batteri, risulta sgradevole per insetti come le cimici. Ecco qui, quindi riusciamo a trovare qualcosa che possa in qualche modo andare contro anche gli insetti dannosi dell'orto, oltre a tutto quello che può fare per la pianta. Ovviamente l'estratto di castagno, se usato per via radicale, migliora la microflora delle radici con tutti i benefici connessi. Questo in questa occasione qua lo utilizziamo 3 grammi litro. Bene, passiamo alla bentonite, che era quella che volevo provare da un po'. Su cosa agisce la bentonite? Allora, le malattie fungine si sviluppano sulle foglie perché c'è umidità. Se noi togliamo l'umidità e l'acqua, abbiamo tolto il substrato di formazione delle muffe e quindi delle malattie fungine. E questo è proprio ciò che fa la bentonite. Quindi questo è attivo contro un sacco di malattie, tra cui Peronospora e Luidio, che è quello che interessa a me in questo momento. Adesso vi leggo la descrizione perché così non voglio sbagliare. La bentonite è un'argilla in grado di assorbire l'acqua e l'umidità dalle foglie e dai frutti. È di origine vulcanica e composta da ossido di silicio. Contiene al suo interno anche magnesio e alluminio, oltre che microelementi utili per la pianta. La sua funzione è quella di essere anch'essa adesivante, cioè forma una sorta di pellicola, si attacca alla pianta e soprattutto se in combinazione con altri prodotti come questo, lavorano in combinazione, quindi vanno molto bene insieme. Le dosi di queste sono di 4 grammi litro. Arriviamo al caolino. Il caolino è una roccia sedimentaria sbriciolata, dopo vediamo la consistenza, costituita da argilla di silicato d'alluminio. In agricoltura trova ampio impiego sugli ulivi per la lotta alla mosca dell'ulivo, ma viene impiegato anche in altri campi. Su tutti i prodotti di origine naturale. Per quanto riguarda il nostro ambiente, cioè l'orticoltura, quando viene utilizzato crea un film sottile sulle foglie e sui frutti, riducendo le radiazioni ultraviolette e infrarosse, senza ostacolare processi vitali. In pratica questo forma una barriera dai colpi di calore. Se il frutto non viene coperto dalla foglia, il frutto si brucia. Avete mai notato magari i peperoni con le scottature? Ecco, se quel peperone lì viene irrorato di caolino, si forma quindi una patina bianca sopra.
alla fine ne trae vantaggio il fatto che non viene più bruciato dal sole, e non è poco. Oltre a proteggere le piante dai colpi di sole, ostacola meccanicamente l'azione degli insetti dannosi come cimici, afidi, tuta absoluta, confondendo gli insetti che così faticano a trovare le nostre colture, nel senso che la pianta, dopo vedrete, assume un colore bianco, biancastro. E viene quindi parzialmente oscurata, ai sensi degli animali dannosi. Tornando al discorso di prima, dal momento che, riflette i raggi solari, riusciamo ad avere una rifrazione della luce sino al 70% ed avere quindi temperature sul frutto e sulle foglie inferiori, e non è poco. In questo caso il caolino nel nostro esperimento lo usiamo con 40 grammi litro come dose. Ora ne apriamo una alla volta. Io qui ho preparato dell'acqua, farò questa sera un trattamento con 10 litri di acqua nella mia pompa a batteria, quindi questo mi serve soltanto per miscelare, ecco. Dopodiché aggiungerò il resto per arrivare a 10 litri. Ecco qui, lo apro con voi. Di questo abbiamo detto ci vanno 3 grammi per litro, quindi 3 per 10, 30 grammi. Questa soluzione, questo mix di soluzioni, si possono utilizzare su tutte le colture di tutto l'orto, quindi zucchine, peperoni, melanzane, tutto quello che abbiamo. Ok, quindi abbiamo detto 3 grammi litro, 30 grammi. Perché ho 10 litri di acqua. Sono andati 2 grammi in più. Bentonite, 4 grammi litro, vediamo com'è. Quindi prendo 40 grammi, è una polvere grigiastra, perfetto. Caolino, 40 grammi litro, 10 litri, 400 grammi. Anche questa è una polvere molto bianca, molto più bianca dell'altra. Questa sembra quasi farina. Qui mi ci voleva un contenitore un po' più grande per misurarne 400. Ho fatto un macello. Ecco qua, 100 grammi, quindi 100 grammi e un bicchiere d'acqua circa. Ora il trattamento va fatto in ore serali, quindi adesso ci fermiamo, aspettiamo che cali il sole e poi facciamo il trattamento. Comincia a diventare denso, quindi adesso metterò un po' d'acqua nella pompa, poi lo miscelo. Ho finito di miscelare le quantità giuste, adesso prepariamo la pompa e poi diamo una pulita perché sennò ci becchiamo una sgridata stasera. Ok, siamo qui a 6 litri, ho detto me ne devo fare 10, quindi dopo lo riempirò di nuovo. Perfetto, ci vediamo fra pochissime ore col trattamento e vi faccio vedere come rimane sulla pianta. Come vedete qui cominciano i primi cenni di peronospora e qui come su tutte le piante, quindi iniziamo il trattamento dall'alto verso il basso. Vedete già come cambia colore? Ecco, questo adesso appena si asciuga diventa ancora più chiaro e questo protegge dalle scottature solari, protegge un po' dagli insetti dannosi per l'orto e contemporaneamente l'unione dei tre prodotti fa sì che ci sia poca umidità sopra le foglie e quindi poca propagazione di muffe. Ovviamente lo possiamo dare anche sui fiori, facendo un po' attenzione proprio a non inondarli, la sera che si sono chiusi, non dà problemi di allegagione e soprattutto la carenza di questo prodotto è pari a zero, cioè lo do stasera, domani possiamo raccogliere. Vedete questa pianta come è colpita? Questa domani la estirpo, ormai questa è andata. È la prima vittima di quest'anno. Vedete qui abbiamo un grosso attacco di oidio. Questa non è la qualità, è proprio l'oidio. Ecco, questo trattamento è perfetto anche per l'oidio e lo ripetiamo una volta ogni 10 giorni. Guardate qui. Oltre al caldo, ha piovuto per qualche giorno, loro sono molto sensibili a questi sbalzi, però se interveniamo per tempo riusciamo a prolungarne la vita.
Queste piante senza trattamento hanno una durata veramente di poche settimane. Queste le prendiamo e le buttiamo tra un po'. Queste invece sono foglie, oltre che colpite dall'oidio, anche giunte a fine vita, quindi questa è da potare, questa zucchina qui. Sono passati circa 2 giorni da quando ho finito il trattamento, volevo farvi vedere una volta asciutte come sono le piante, vedete? Anche i pomodori, e proprio viene via con la frizione del dito, però questo protegge, come vi dicevo, sia dalle alte temperature che dagli animaletti, dai parassiti. Ovviamente un po' ci è andato anche per terra, qualcosa è andato sulle fragole e vabbè. Volevo però dirvi una cosa: a metà del trattamento ho finito la parte bianca, probabilmente il caolino si è mischiato poco dentro la pompa. Sarà che dopo che ho versato il preparato l'ho tenuta ferma per un paio d'ore, dopo l'ho mossa poco, ecco, magari tenetene conto quando dovete farlo, date una bella mescolata alla pompa prima di iniziare il trattamento. Qua, come vi dicevo, sono riuscito a fare ancora tutta questa parte qui, mentre questa già, la parte bianca del caolino, ne avevo di meno e di là proprio ne è arrivata veramente poca. Quindi farò un altro trattamento solo col caolino di là e ripristinerò le condizioni ideali, che sono queste. Ovviamente il caolino, come vi dicevo, può essere dato anche sugli ulivi e lo darò. Io ho un ulivo che mi fa delle olive molto grandi. Quelle sono ottime da conservare per l'inverno. Bene, vediamo le zucchine. Qui qualcosa preso di caolino, meno rispetto ai pomodori, perché questa è stata la penultima parte che ho irrorato, però qualcosa ci è arrivato sopra. E come vi dicevo, questo trisi prodotti è ottimo anche per l'oidio, quindi ho allungato un po' la vita utile delle piante. Ciò non toglie che le foglie più colpite comunque le devo togliere, perché sono giunte a fine vita. Termino con questo video, prova di BioKey, dei 3 prodotti BioKey. Siamo a metà agosto inoltrato. Ecco, io alla fine ho dato soltanto 3 trattamenti nell'arco di un mese, 40 giorni circa. Vi faccio vedere un attimino come sono rimaste le piante e i frutti. Vedete? Questi sono pomodori pronti da raccogliere. Ma quello che mi interessava a me è vedere un attimino l'avanzamento della peronospora. Ho iniziato il trattamento con questi 3 prodotti dopo che ero stato già colpito dalla peronospora. Avevo le prime foglie già colpite e ho iniziato a dare il trattamento. Devo dire con assoluta franchezza che le foglie colpite sono rimaste lì e sono riuscito a contenere l'avanzata di questo fungo. Quindi ho salvato le piante, nell'arco di un mese non si sono ammalate ulteriormente, adesso a parte qualche foglia, ma il grosso, non è risalita l'infestazione di questo fungo. Poi ovviamente ci sono delle eccezioni dove la pianta per altri motivi è morta e questo è un altro discorso. Però se noi guardiamo lì dove avevo avuto l'infestazione, dove ero stato colpito, diciamo che la peronospora mi è rimasta nella parte bassa delle piante e questo è stato un grande risultato. Davvero un grande risultato, perché l'anno scorso in questo periodo avevo già tutte le piante secche e siamo pronti a raccogliere i frutti. Questi adesso più tardi li raccolgo, facciamo la conserva. L'ho dato anche sul basilico, che è andato in fiore volutamente perché volevo poi salvare i semi per l'anno prossimo, però in linea di massima sono davvero soddisfatto. Ce ne sono alcune che sono veramente belle, guardate questa ancora quanto verde che ha, e la parte colpita alla peronospora in basso, eccole qui, queste qui poi secche. Sulle zucchine l'aspetto che mi ha più colpito è il fatto di averle salvate praticamente tutte dall'oidio. Ho arrestato l'avanzata lì dove c'era, se avete visto l'altro video dove le avevo pulite, avevo tolto le foglie più vecchie e quelle più colpite dall'oidio, qualcuna era rimasta con qualche macchietta. Ho fatto poi il trattamento, le foglie si sono riprese tutte e sono nate foglie nuove, eccole qui. Abbiamo nuovamente i fiori, nonostante ci siano 35 gradi fuori, quindi se avete visto quel video avrete visto anche che ho dato loro dello stallattico pellettato, mezzo litro a pianta, in forma liquida. C'è qualche zucchina da raccogliere, questa mi è sfuggita, è diventata grossa, ma in linea di massima le foglie sono ancora morbide al tatto. Questa è la polverina del caolino e della bentonite. Mostro ancora, loro sono in produzione. Sono rimasto contento di aver scoperto questo trattamento biologico. A fronte di una spesa, alla fine i 3 prodotti verranno una 40 euro, 45 euro tutti e 3, però il risultato è tangibile, almeno nel mio caso, tanto che mi permetto di consigliarvelo. Qua se va avanti così dovrei tenere queste coltivazioni ancora tutto il mese di settembre. Ultima nota: se cade della pioggia non troppo fitta,
non c'è bisogno di rifare il trattamento, ho visto, rimangono bianche le foglie, almeno per quanto riguarda il caolino e la bentonite. Invece ho avuto un acquazzone forte qualche giorno fa, qualche settimana fa, prima del terzo trattamento, di qualcosa mi aveva portato via, e quindi tenete conto che se piove forte bisogna rifare il trattamento, anche se l'avete fatto da pochi giorni. Se vi è piaciuto il video e volete lasciare un like, ve ne sono grato, mi aiutate un po' a far crescere il canale. Se vi volete iscrivere, poi attivate la campanella. Gli approfondimenti su questi tre prodotti li trovate anche sul blog unorsoincampagna.com. È tutto per oggi, vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata.